Colui che vi parla è l'ombra di Sofocle. Sono qui arbitrariamente destinato a inaugurare un linguaggio troppo difficile e troppo facile. Difficile per gli spettatori di una società in un pessimo momento della sua storia. Facile per i pochi lettori di poesia. Ci dovrete fare l'orecchio. Basta. Quanto al resto seguirete come potrete le vicende un po' indecenti di questa tragedia che finisce ma non comincia fino al momento in cui riapparirà la mia ombra. A quel momento le cose cambieranno e questi versi avranno una loro grazia, dovuta stavolta a una certa loro oggettività. Ah! Aiuto! Ah! No! Voglio toccarti le ginocchia. Dietro il ginocchio. Sui tendini. Ah! Nei giardini! Dove vai? Ragazzo! Padre mio! La stazione! Laggiù! La stazione! Ah! Ho i piedi qui. Piedini d'un bambino di 3 anni. Ragazzo che giochi. Ragazzo grande. Che viso hai? Lasciami vedere il viso. Aiuto, non c'è più. Se n'è andato. Voglio inseguirlo, mamma. Non c'è più. Dove è andato? Non posso stare senza di lui. Mamma! Mamma! Ah! Cos'hai? Cosa ti senti? Svegliati. Su, svegliati. Oh, hai aperto gli occhi. Cosa ti sentivi? Parlavi sognando. Te l'ho detto, non dovevi venire qui subito nel giardino appena mangiato.